Siamo a disposizione dei cittadini, il nostro lavoro è quello di essere al servizio della gente, di capirne le attese anche prima che ce le esprimano. L'invito che rivolgo ai cittadini dunque è di comunicarci le loro problematiche presentando denunce e segnalazioni ed aiutandoci ad intervenire prima che le situazioni incancreniscano e degenerino. Lo ha detto il questore di Catanzaro Amalia Di Ruocco incontrando per la prima volta i giornalisti dopo il suo recente insediamento. Io capisco che ci sono delle problematiche, delle dinamiche personali e familiari per cui c'è difficoltà a dire certe cose, però io vi dico che nei nostri uffici ci sono delle persone preparate per i vari argomenti, quindi sapremo accogliervi con la discrezione che i singoli casi richiederanno, ma venite, parliamone, vi aiutiamo se nei limiti del nostro possibile. Vi aiuteremo. Bisogna contare sul fatto, aggiunto il questore, che è un momento favorevole per Catanzaro. C'è una presenza di qualità delle forze di polizia e c'è un procuratore della Repubblica come il dottor Nicola Gratteri, altamente competente e preparato, oltre che profondo conoscitore delle dinamiche criminali. Ci sono tutti i presupposti dunque per fare tutti insieme un ottimo lavoro. Senta, a proposito di quello che ha detto il capo della polizia, dobbiamo essere un po' tutti sentinelle? Dobbiamo essere un po' tutti sentinelle, ma questo io lo dicevo già da prima, in epoca non sospetta. Figuriamoci adesso in cui, ecco, come dicevamo prima, le situazioni sono cambiate, il terrorismo oggi, ma non è lo stesso terrorismo di ieri. Quindi riuscire ad adeguarci continuamente a quelle che sono le mutevoli situazioni nazionali e anche internazionali ed è il nostro compito, è quello che dobbiamo fare. Ma se in questo ci aiutano i cittadini, sono tanti occhi sulla città, non mille, ma di più ne dobbiamo mettere, io penso che forse potremo migliorare tutti quanti.